Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono GlacialSphere e in questo video dovremo andare a scuola. Esattamente perché Rotondex ci ha detto di andare a scuola. Quindi andiamoci, infatti il professor Kukui non è presente. Andiamo quindi subito a scuola. Nel frattempo, mentre andiamo là, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti, perché questo sarà un episodio abbastanza particolare. Avrete sicuramente letto dal titolo cosa accadrà, quindi sediamoci. Ora che anche Glacial è qui possiamo iniziare, dice il professor Kukui. Oggi impareremo qualcosa sulle mega evoluzioni e vedremo delle forme di canto. E quale posto migliore per farlo se non Kanto stessa? Spero che tutti siate pronti perché stiamo per andare a Pallet Town, ovvero al Biancavilla praticamente, la nostra città natale. Probabilmente non sarà la cosa più eccitante per te, Glacial, ma chiunque altro non è mai stato lì. Quindi incontriamoci al dirigibile. Andiamo. Vai. Sì, torniamo quindi a Smeraldopoli. Tu dici qualcosa? To Pallet Town we go. Ma certamente. Ora non abbiamo ancora volo, quindi dobbiamo andarci a piedi a Pallet Town. Però dai, prendiamoci questi 30 secondi per ritornare a Pallet Town. Eccoci qua, siamo ritornati sul percorso 1 dopo più di 170 episodi di Pokémon Fire Ash. E rieccoci, salve. Bentornato a casa, Glacial. Ma grazie, madre. Non possiamo entrare nelle case, c'è Mr. Mam e nostra madre che bloccano letteralmente l'entrata. Allora, dobbiamo andare a parlare col professor Oak, immagino. Quindi andiamoci. E guardate chi c'è nel laboratorio. scommetto che non ti saresti mai aspettato di trovarci qui. Effettivamente, cosa cacchio ci fanno loro qua? Beh, ora che ti abbiamo preso di sorpresa sarà più facile rubarti i Pokémon. Quindi consegnaceli, moccioso. Wobbuffet. Ma certo che no. E combattiamo. Allora, Mimikyu contro Rockruff. Andiamo di Rock Tomb. Però che palle, è vero che è sempre Woodhammer quel coso. Che odio. Questo Rockruff non si evolverà mai, ragazzi. Accettiamolo. Allora, mandiamo Torraket. E andiamo di acrobazia, giusto per togliergli il fantasmanto. Ok. Poi andiamo di Fire Fang. Buono. Bene, Torraket a livello 32. Poi Marini. Cambia un Pokémon. E mandiamo Rowlet. Bene, così. E usiamo Leaf Blade. Vedete che pur non essendo super efficace, Leaf Blade qualcosa fa. Ah, mi ha pure avvelenato. Ah, però. Vai, Leaf Blade di nuovo. Ottimo. Ed infine Wobbuffet. Assolutamente sì, mandiamo Pikachu contro Wobbuffet. Vi ricordo che l'uovo che ho è semplicemente un uovo di Poplio, che prima o poi si schiuderà per il Living Dex. Non è della squadra di Ash. Andiamo di Thunder Punch. Bughiamo così Wobbuffet. Lui penserà in continuazione che noi saremo per usare un attacco speciale, invece noi andiamo sempre di attacco fisico. Ecco fatto. Abbiamo battuto Team Rocket di nuovo. A questo punto curiamoci Pokémon qui e possiamo andare a parlare, credo qui dietro, a loro, esatto. Allora, qui possiamo parlare a tutte le persone praticamente. Bentornato a casa, Glacial. Sono sicuro che sarai felice di vedere i tuoi amici ancora. Assolutamente sì, possiamo parlare al professor Kukui. Sei sorpreso? Il professor Oak ha chiesto a questi due una dimostrazione. Una dimostrazione della mega evoluzione, evidentemente. È così bello essere di nuovo a Kanto. Beh, se sono sincero, non sarebbe male vedere l'episodio in cui Ash torna a Kanto, e rivede Misty, Brock, eccetera. È bello come episodio. Guardate qui nel frattempo tutti i vecchi Pokémon di Ash. Sono tutti qui. Guardateli che belli. Questo qui è tra l'altro... Ok, è Talonflame. Salve, Kawe. Così tanti Pokémon di tipo fuoco. È quasi troppo. Visto quanti ne ho io? Tu ancora sei un principiante, sei un poppante.
Vuole andare a nuotare lei, va bene. Poi di qui che abbiamo? Abbiamo Sofocle, ovvero Chris. E vorrei che ci fossero dei Pokémon di tipo elettro in giro. Effettivamente lui non ha mai preso Pokémon di tipo elettro perché ha sempre avuto Pikachu. Quindi nada per lui. Pokémon di tipo erba, yeee! Yeah! Guarda, qua c'era uno spazio pieno di acqua per Suiren. E invece si è fermata là. E quello è il nostro Scraggy. Guarda qua, Kingler, Snivy, Sceptile. Tu chi sei? Ah, Noivern, giustamente. Allora, qui sopra invece abbiamo Tailow, Snorlax, Tranquil, un bel po' di Pokémon. Tu? Buizel, ok. Bella, bella, dai. A questo punto, sì, dobbiamo parlare a Brock e Misty che ci sfideranno. Allora, Rockruff mi sa che non conviene tenerlo davanti perché è un po' una merdina. Mandiamo Pikachu. E anche perché loro avranno dei Pokémon molto forti. Quindi, per sicurezza, sapete cosa? Allora, dovrebbe esserci un PC da qualche parte qui, forse sopra. Sì, eccolo qua. C'è ancora il Rotom che gira. Prendiamoci per sicurezza uno dei Pokémon di Ash, ok? Uno dei vecchi Pokémon di Ash. Non so che Pokémon usi Ash quando torna effettivamente accanto. Sinceramente non lo so. Però io Greninja me lo riprendo, dai. Ecco fatto. Solo per sicurezza, niente di che. E andiamo qui. Allora, e un'altra cosa. Vorrei provare a dare a Pikachu il cristallo Z. Dov'è? Ah, non sono qui, aspetta, sono negli strumenti lotta, magari. No, nemmeno negli strumenti chiave. Sì, ok, negli strumenti chiave. L'Electrum Z, dai, a Pikachu. Perfetto. Sì, togli le magnete. Ok. Poi abbiamo qualcos'altro da dargli? Potremmo dare il Grassium Z al nostro Rowlet. Ma sì, dai, prendilo. E poi potremmo dare Rockium Z a Rockruff. Sì, togli la Hearthstone. Ed infine. No, ok, a Thoraket niente per ora. Ok, parliamo a Misty per prima. È da tanto tempo che non ti vedevo. È passato parecchio tempo da quando ti ho sconfitto. Non mi ho mai sconfitto, Misty. Nell'anime ci ha sconfitti? Boh, intanto a Gyarados, che farà Mega Evolvere? Noi invece abbiamo davanti Pikachu. Ok, ci diminuisce l'attacco, ma ogni tanto andremo di. Possiamo usare la nostra Mega Mossa? La nostra Mossa Z? Perché qui non mi sembra. Vabbè, andremo comunque di Electro Ball. Ok. Cacchio. Thunder Punch, ok, molto meglio. Sgranocchio, vedete che ci fa parecchio. Ma perché non possiamo usare la nostra mossa Z? C'è un altro modo per farlo, aspettate, eh. Fatemi curare un secondo il mio Pikachu, ecco fatto. Magari devo usarlo dalla borsa, però non credo. Bentornato, Glacial, ci è passato davvero parecchio tempo. Sto ancora lavorando per diventare un dottore, davvero? But don't think that's made me any easier. Ma non pensare che questo mi abbia reso più facile da affrontare. Sono ancora un degno capo palestra. Certo, un degno capo palestra con Geodude al 10 e Onix all'11. Allora, Steelix contro Pikachu. Lo farà diventare Mega Steelix. Ma come devo fare ad usarlo esattamente? Come faccio ad usare la mossa Z? Scrivetelo nei commenti perché è molto strano che non possa farlo da qui. È parecchio strano. Boh. Beh, andiamo comunque di Brick Break. Ecco la Steelixite. Ok, Mega Steelix è abbastanza simile allo Steelix normale. Ed è stato pure paralizzato, si gode. Vai, ancora Brick Break. Certo che fa ridere che un Pikachu stia affrontando un Mega Steelix.
e stia pure vincendo. No, non sta più vincendo. È andata così, Pikachu. Ultimo HP per Pikachu. Allora, se Pikachu fa un brutto colpo, forse vince. Vediamo. Ah, peccato. Peccato, di un HP. Di un solo HP. Ecco perché mi sono portato comunque anche Greninja. E andiamo di Surf. Ecco fatto. E abbiamo sconfitto l'allevatore Brock. E questo è tutto per la nostra lezione. Spero che tutti vi siate divertiti. Torniamo a scuola. Ah, perfetto, ci ha teletrasportati, grazie. Ok, meglio andare a dormire ora. Quindi dormiamo. Ed ora cosa bisogna fare? Hai un giorno libero. Fai quello che vuoi. E Rotom ci dice di andare ad esplorare la foresta vicino alla scuola, quindi andiamoci. Andiamoci, andiamoci. E prima possibile lasceremo giù anche il nostro buon Greninja. Anzi, direi di farlo ora. Andiamo direttamente a depositare il nostro Greninja. Eccoci qui. Ecco qua. Quindi Greninja, sei stato molto utile, ma ora ti lascio giù. E ritorniamo con il box più avanti, così se dovessimo catturare altri Pokémon, ce li abbiamo direttamente lì. Ecco qua. Qua dovrebbe andare bene, sì. E a questo punto andiamo nella foresta. Dovrebbe essere qui sopra, da quello che ricordo, sì. Eccoci qua, Mele Mele Forest. Vediamo. What? Questo Pokémon sembra in pericolo. Vuoi portarlo con te per ora? Ok. Cosmog ha iniziato a seguirti. Magari Lilia può dirci cosa fare con lui. Ora abbiamo due cose che ci seguono. Va bene. Ok, allora. A quanto pare c'è un bug conosciuto riguardo a questa cosa, ovvero che quando Cosmog vi segue, quando entrate in un edificio dovete fare un passo in avanti prima di tutto, prima di uscire di nuovo. Perché se uscite senza fare un passo in avanti dentro l'edificio, lo schermo vi diventa nero. Proviamo a vedere se c'è il bug. Sì, no, ok. Siamo stati teletrasportati da Wally City. Ok, come vedete è buggato. Fate un passo in avanti quando dovete entrare in un edificio. E poi uscite in questo modo, va bene? Perché altrimenti si bugga. Nel caso in cui vi doveste buggare, come vi faccio vedere adesso, vedete? Non possiamo andare di qua, nemmeno di su di giù. Vi basta che ritorniate dentro l'edificio, quindi ritornate in su con i passi. E si sbugga, ok? Bene, fate questa cosa. Allora, lei che Pokémon aveva? Oddio. Lei aveva il Vulpix di Alola. Sì, parliamone. Cos'è quello strano Pokémon? Oh, ma dove sono le mie maniere? Questa è mia madre, Lusamin. È sempre bello incontrare gli amici di Lilia. Sei carino tanto quanto lei, ok? Mamma, per favore. Comunque, Glacial, quel Pokémon sembra upset. Oddio, non mi viene una parola in italiano. Comunque sembra spaventato, diciamo così. Magari, anzi sembra preoccupato, ecco. Magari guardare una battaglia lo rallegrerà. Ok, non penso come possa rallegrarlo, però. Non so come possa rallegrarlo, però, dai, affrontiamo di nuovo Lilia con il suo Snowy. Ah, ecco, volevo mandare in campo in realtà Rockruff, però vabbè, c'è Pikachu. E tiriamolo giù così. Ok, sembra che abbia funzionato. Perfetto, non mi faccio domande allora. Sembra che Nebby si sia calmato. Ti piace Nebby, vero? Dobbiamo chiamarlo in qualche modo, dopo tutto. Magari il professore sa cosa sia Nebby. Ok, lei è Lusamin, tra l'altro. Dovrebbe essere tipo la cattiva del gioco, no? Dovrebbe essere il capo della fondazione Aether, credo. È un piacere incontrare gli amici di Lilia, ok? A questo punto, quindi, torniamo dal professore.
con Cosmog che ci segue. E mettiamo però davanti Rockruff. Ecco fatto. Ok, torniamo qui dal professore. Ah, si sta schiudendo l'uovo, perfetto. Poplio si schiude. Eccolo qui. Così mi porto un po' avanti per il Livindex. Dove hai trovato quello, cugino? Vorrei davvero saperti dire cos'è, ma non ho mai visto niente prima. Niente di simile prima d'ora. Preoccupiamoci di lui domani. Ok, preoccupiamoci domani, a questo punto andiamo a dormire. Ecco fatto, ci decide di andare a scuola il Rotomdex. A questo punto però andremo a scuola, ma nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Siamo tornati a Kanto, abbiamo preso per adesso il nostro buon Nebulino, ovvero Nebby, e in questo episodio, anzi nel prossimo episodio, andremo molto probabilmente alla Fondazione Aether, quindi non perdetevelo. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!